Che cos'è l'evasione fiscale e perché non devi confonderla con la pianificazione fiscale internazionale? Si tratta di due fenomeni completamente distinti che scorrono paralleli ma che non si intersecano mai o farebbero bene a non intersecarsi, altrimenti insomma rischi di farti piuttosto male. Ma... che cos'è l'evasione fiscale? Perché in Italia non si parla altro che di evasione fiscale? Perché sembra che quasi tutte le più grandi multinazionali del mondo abbiano come primo loro obiettivo non la crescita del fatturato, non la, come dire, la massimizzazione dell'utile, ma il risparmio fiscale, quasi come se appunto evadere sia diventato un must. Ma è davvero così? Queste multinazionali stanno evadendo? È vero che in Italia l'evasione fiscale è un fenomeno incontrastabile? Ne parliamo subito. Io sono Luca Taglialatela, sono il primo fiscalista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flag Theory e questa è la comunità di Tax Planning Internazionale, la prima comunità online dedicata a tutti quegli imprenditori e professionisti che guardano fuori confine per l'espansione lecita e coerente della propria attività economica. E torniamo all'evasione fiscale. Che cosa significa evadere? Evadere significa non pagare le tasse, evadere significa non rispettare il dettato normativo. Facciamo degli esempi, il dettato normativo di leggi tributarie, no? Quelle che impongono di pagare appunto le tasse. Facciamo degli esempi, incassare a nero o su un conto corrente che non risulta per vari motivi al fisco, e non compilare la relativa dichiarazione dei redditi, quello reato di omessa dichiarazione. O ancora, fare fatture false. Quando io faccio una fattura falsa perché magari un mio amico sedicente imprenditore ha un imponibile della Madonna e lo vuole abbattere, e allora tu che fai? Gli fai una fattura creandogli un costo che gli permetterà di abbattere l'imponibile, però a fronte di nessun servizio prodotto venduto. Quello è un altro reato di evasione fiscale. Ancora, aprire società offshore e non dichiararle al fisco, quindi utilizzare società offshore per incassare i ricavi della propria attività e non dichiarare al fisco né i ricavi né l'attività. Questa è è sicuramente una delle pratiche più diffuse di evasione fiscale. Ma ce n'è una ancora più diffusa, secondo me, alla luce della mia esperienza, che è quella legata alle tecnologie, quella che è legata ai business digitali. Quindi ogni qualvolta contribuenti italiani aprono società fuori confine per vendere i loro infoprodotti in Italia e non applicano l'IVA, quello, al di là dei problemi di extraversione, è un chiaro ed è totale, direi, reato di evasione IVA. Quindi anche se l'IVA sugli ebook è al 4% e voi non la pagate, quello è un reato, non ci sono cazzi. Chiaramente sopra una certa soglia si parte l'evasione e quindi si configura il reato, però quella è evasione fiscale a tutti gli effetti. Ora, queste sono esattamente alcune delle pratiche, se non direi quasi la totalità delle pratiche, che io vedo tutti i giorni consigliare lì fuori sul web da sedicenti consulenti, da quello che si nasconde dietro una figurina, a quello che si nasconde dietro l'anonimato di un blog, a quello che si nasconde dietro nomi fantomatici, promettendo risparmio d'imposta, impunità e assoluto anonimato, da quello che ti consiglia di aprire una società Panama con titoli al portatore, da quello che ti dice di aprire una holding in Belize, da quello che ti dice di aprire una società a Dubai, eccetera eccetera. Sono tutte pratiche di evasione fiscale, perché in quella maniera tu non stai rispettando il dettato normativo. Magari ti va bene per un po', ma ti assicuro che prima o poi avrai problemi notevoli nell'utilizzare quel denaro accumulato offshore, se anche ci riesci, se anche non ti trovano prima, ok? Quindi questi sono tutti reati di evasione fiscale, di persone che non stanno applicando il dettato normativo, anzi non lo stanno assolutamente rispettando, lo stanno completamente ignorando, ed è cosa ben diversa dalla pianificazione fiscale. Che cos'è la pianificazione fiscale internazionale, quella che si applica a tutti quegli imprenditori che guardano oltre confine per la strutturazione del proprio business, della propria azienda, del proprio gruppo aziendale? Pianificare fiscalmente significa ridurre il carico delle imposte del tuo gruppo, del tuo business, in maniera coerente con le normative nazionali e internazionali, con le normative tributarie nazionali e internazionali. Significa
prediligere l'alternativa di business, perché quando vado a creare un business esistono sempre due o più possibilità di strutturarlo, no? Esistono sempre più giurisdizioni, più incroci possibili, più fasi di strutturazione di un business, non esiste soltanto una. Quindi che cosa fa il pianificatore? Va a individuare tra tutte queste alternative quella che è maggiormente coerente con il dettato normativo nazionale, o meglio della nazione all'interno del quale l'imprenditore ha la propria residenza fiscale, e internazionale, quindi delle normative che sono interessate dalle varie strutture che vengono aperte in giro per il mondo, e va a vedere anche chiaramente la normativa nazionale e quella internazionale come si interfacciano tra di loro. Quindi pianificare significa prediligere la migliore alternativa di business possibile che mi dia un lecito risparmio d'imposta in concomitanza, in coerenza con le normative fiscali, e che mi eviti l'innescarsi di quella miriade di mine che si trovano là fuori, che sono le norme anti-abuso, le norme anti-illusione. Quindi è un'attività assolutamente complicata, che va fatta alla luce di una conoscenza mirata e approfondita del diritto nazionale e del diritto internazionale, cosa che tutti quei pianificatori o consulenti presunti tali che si nascondono dietro l'anonimato non sono in grado di promettervi. Adesso, se ancora non l'hai fatto, metti subito un like al nostro video qui sotto, iscriviti alla community di Tax Planning Internazionale e resta connesso. Noi ci vediamo al prossimo video. Io sono Luca Tagliatela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flag Theory. Che cos'è la Flag Theory? È la possibilità per qualsiasi imprenditore che guardi oltre confine di raggiungere legalmente un risparmio fiscale del 100%. Quindi è la possibilità di sfruttare tutte le giurisdizioni, o tutte quelle giurisdizioni che possono fare al caso tuo imprenditore, per massimizzare l'impianto fiscale della tua struttura di business. Se vuoi saperne di più, rimani connesso, iscriviti al nostro canale YouTube e alle nostre community social in giro per il web. Noi ci vediamo al prossimo video.